Noi c'è Francesco Salerno, buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Tu sei candidato al consiglio Chiaia Posillipo, quindi la municipalità 1, giusto? Esattamente, sì. Sono già lì da 10 anni consigliere, mi vorrei riconfermare. Assolutamente. E sono candidato nella lista di Forza Italia. Devo dire la verità, mai come quest'anno ci sono migliaia di candidati nella stessa municipalità. Si è candidato veramente l'impossibile, la figlia di Salomire, il portiere, l'avvocato, il commercialista, ci sono anche due o tre candidati della stessa famiglia, quindi ben venga, insomma. Io ho sempre detto che insomma la società delle professioni, la società civile, la borghesia deve avere un ruolo di guida, no? Nella politica, quindi bisogna interessarsi alla politica, e, però mai come quest'anno ho visto anche persone che non hanno mai militato, non hanno mai, diciamo, manifestato la propria passione per quest'ultima, quindi insomma mi stupisce, ecco. Però mi galvanizza ancora di più. Assolutamente. Francesco, volevo chiederti appunto questo: cosa spinge poi un professionista, perché ricordiamo tu sei un avvocato commercialista, sì. Cosa spinge poi un professionista a lanciarsi poi nel mondo politico? Ma sicuramente la passione, parliamo quindi di amore, quindi non possiamo parlare di un qualcosa che, per cui non nasce dalla passione. Quello che voglio dire è io offro la mia professionalità, perché in molte, diciamo, situazioni, problemi, io metto in campo la mia iniziativa personale, che poi prescinde dalla politica. Logicamente io ho sempre parlato del fatto che la società delle professioni debba in qualche modo concorrere con un metodo democratico a frequentare quelle sezioni di partito che prima erano molto più, diciamo, frequentate e che ora invece sono lasciate, diciamo, alla deriva, perché tanti politici locali sinceramente in questi anni hanno fatto molto discutere di loro, e quindi per me è fondamentale che una persona per bene, tante persone per bene, quali siamo noi candidati quest'anno, debbano esprimere il meglio e poter dare il loro contributo. Poi tu hai vissuto in questi anni, è stato anche molto, diciamo, dovuto a quello che mi viene richiesto, quindi tante piccole esigenze, tante piccole problematiche e tanta disponibilità. Quando mi si chiede un programma, io logicamente preferisco parlare di qualcosa che ho fatto. Se fosse per me dipingerei anche il cielo, però purtroppo non è possibile, quindi vi parlo di cose anche di più basso profilo, come ad esempio mi sono interessato del viale Maria Cristina di Savoia, che stiamo completando per una riqualificazione che si basa sul rifacimento del manto stradale, come necessiterebbero anche altre strade che hanno San Pietrini e Basolati, che purtroppo la sovrintendenza ci blocca, e Parco Margherita per esempio è un esempio, Rampe Brancaccio, Via Posillipo, molte di queste sono strade comunali. E poi soprattutto mi sono interessato della sponsorizzazione della Iuole, che è un progetto che nacque con il Rotary e che prevede, insomma, l'introito di privati per manutenere il bene pubblico, e abbiamo dato vita alla rosatoria di Manzoni per risolvere il problema del traffico increscioso, dei semafori che non riuscivano a gestire, e quindi un privato ha sponsorizzato questa rosatoria tra Via Caravaggio e Via Manzoni. Poi ho avuto la delega per lo sport, quindi ho organizzato degli incontri di pallanuoto a mare, un po' come si faceva un tempo, siete stati anche voi ospiti e avete fatto una radiocronaca. Esatto, facciamo una diretta da lì. Sì, e quindi abbiamo coinvolto un po' i quattro circoli storici della pallanuoto e insomma tante altre piccole cose, che anche corsi di alimentazione, sempre in linea con la mia delega allo sport, perché abbiamo basato questi incontri con un dietologo, un maestro di cucina, che hanno incontrato alunni delle scuole elementari e medie per via del fatto anche che Napoli ha il record, diciamo, di obesità infantile adolescenziale, e quindi ha il più alto tasso di obesità infantile adolescenziale, e quindi abbiamo fatto questi corsi per invogliare alla sana alimentazione e anche all'esercizio dello sport. Ecco Francesco, tra le altre cose, chi fa parte del consiglio di municipalità vive il quartiere a 360 gradi naturalmente. Tu ci hai spiegato le tante iniziative che sono state fatte, ma penso che ti spinga anche l'amore non solo per la città, ma appunto per il posto in cui vivi. Certo, io credo sempre che senza far distinzioni di quartieri, Chiaia, Posillipo, San Ferdinando,
Sotto Chiara Positivo è una vetrina di Napoli, una costruisce, veramente costruisce il volano di questa città. Può sembrare una fase, una frase trita e ritrita, però è sta nell'oggettività delle cose, anche se spesso questo quartiere è stato ultimamente insomma un po' dimenticato dall'amministrazione comunale, che ha fatto diciamo delle scelte molto settarie e territoriali. Ora, tralasciando questa polemica, insomma, perché ci sono tanti altri quartieri che sono veramente abbandonati, che quindi bisognerebbe fare un discorso totalitario, non è che i turisti debbano venire soltanto a Chiaia o a Positivo a visitare dei Comani, come è stato più volte detto, ma devono un po' girare un po' per tutta la città. E io credo che questa si può fare ancora tanto, è importante che il 5 giugno le persone leggano il proprio consigliere di fiducia, una persona per bene, la persona che ti ispira, non la persona che ha fatto quel favore o quel servizio che gli è tornato utile. Certo. Solo così io posso confrontarmi con una diciamo fauna migliore, diciamo, di colleghi, posso avere a che fare con delle persone che rappresentano veramente la maggior parte delle persone per bene che ci sono a Napoli, perché io credo che Napoli è fatta per la stragrande maggioranza delle persone, di persone veramente impegnate per bene. Certo. Francesco, io non so se in questi casi si dica in bocca al lupo, però ti appoggio, cioè ti faccio il mio miglior augurio per questa elezione, naturalmente. Torneremo poi a sentirci con te nei prossimi giorni, magari verrai anche qui in studio. Volevo soltanto aggiungere una cosa. Prego. Una volta eletto vorrei dedicarmi, a proposito del mio quartiere, su una tematica incresciosa che sta diciamo coinvolgendo i residenti, e cioè la risoluzione del problema della convivenza tra i baretti e i residenti. Sì. Siccome c'è stato molto da dire, c'è stata una grande polemica, è chiaro che noi siamo dalla parte di un equilibrio, quindi di una coesistenza di entrambe le, diciamo, gli interessi. È chiaro che comunque noi siamo principalmente vicino agli abitanti, ai residenti che purtroppo non riescono a dormire e a riposare. Quindi ci vorrebbe un maggiore rispetto delle regole di queste attività locali, che devono comunque continuare a esserci, anche perché garantiscono una certa sicurezza, però ci deve essere una maggiore restrizione degli orari, un rispetto dei decibel che possono, a cui possono esercitare la musica. Quindi una serie, diciamo, di è un po' soprattutto un rispetto del piano acustico comunale, che spesso non viene rispettato. Quindi chiediamo solamente questo. Questo sarà sicuramente un tema fondante della mia prossima, diciamo, rielezione. Perfetto, Francesco, grazie mille per essere stato con noi. Naturalmente, grazie. Poi torneremo a collegarci con te nei prossimi giorni, magari fare un salto anche qui, grazie in studio. Grazie mille a Francesco Salerno. Radio Amore. Napoli.